Quando arriva il giorno, ci chiediamo dove possiamo trovare una luce in questa ombra senza fine. Colmiamo il divario, perché sappiamo che per poter mettere il nostro futuro al primo posto, dobbiamo prima mettere da parte le nostre differenze. Non cerchiamo di ferire il prossimo, ma cerchiamo un'armonia che sia per tutti. Lasciamo che il mondo, se non altri, ci dica che è vero, che anche nel lutto possiamo crescere, che nel dolore possiamo trovare speranza, che nella stanchezza avremo la consapevolezza di averci provato, che saremo legati per l'eternità l'uno all'altro, vittoriosi. Non perché ci saremo liberati della sconfitta, ma perché non dovremo più essere testimoni di divisioni. Non eravamo pronti ad essere gli eredi di un lascito tanto orribile, ma all'interno di questo orrore abbiamo trovato la forza di scrivere un nuovo capitolo, di offrire speranza e risate a noi stessi. Una volta ci siamo chiesti come possiamo avere la meglio sulla catastrofe. Oggi ci chiediamo come può la catastrofe avere la meglio su di noi. Se useremo la misericordia insieme al potere e il potere insieme al diritto, allora l'amore sarà il nostro solo lascito e il cambiamento un diritto di nascita per i nostri figli. Perciò, fateci vivere in un paese che sia migliore di quello che abbiamo lasciato. Una nuova alba sboccerà, mentre noi la renderemo libera, perché ci sarà sempre luce finché saremo coraggiosi abbastanza da vederla, finché saremo coraggiosi abbastanza da essere noi stessi luce. Testo di Amanda Gorman.